trovo questo materiale del tutto casualmente. Poi un amico, un giorno vedendo queste tavole, mi fa il nome di Pino Pascali. Ecco Pino Pascali. Questo ritrovamento consente di ricostruire integralmente un'animazione di Pino Pascali, in questo caso un'animazione del 1966, dei suoi celebri personaggi che appunto erano i Posteros. Questa scoperta ha un valore estremamente importante, sia storico, sia come documento, sia come... Cioè io non ho mai visto intatte tante tavole per una cosa poi in fondo così è sottile, scomparsa. Pino Pascali diceva sempre: io sono come un serpente, cambio pelle ad ogni stagione ma non butto mai via nulla. Questa settimana, animazione d'artista, il curioso caso di Pino Pascali ed Intermezzo 23. Wonderland incontra Jonathan Giustini e Marco Giusti. Una breve animazione d'artista, che sembrava smarrita nei meandri produttivi della televisione di quasi 60 anni fa, riappare oggi miracolosamente. È una preziosa scoperta che ci racconta molte cose interessanti sulla relazione tra l'arte contemporanea e la storia della moderna comunicazione pubblicitaria, in un decennio ricco di idee, fermenti, sperimentazione, imprevedibili connessioni che portarono per qualche anno la creatività italiana in primo piano. La storia di Intermezzo 23 e del contesto in cui è nato è stata ricostruita in un recentissimo appassionante libro a più voci curato da Jonathan Giustini. Trovo questo materiale del tutto casualmente. Resta circa 2 anni chiuso in un cassetto perché non ho mai il tempo e forse insomma la spinta, come dire, definitiva per studiarlo. Poi un amico, un giorno vedendo queste tavole, mi fa il nome di Pino Pascali. E lì si accende un film nel film. E l'avventura è sempre più emozionante perché questo materiale viene poi, dopo una lunghissima serie di interlocutori, di storici dell'arte che ovviamente lo vogliono vedere, lo vogliono visionare, lo vogliono studiare, inviato all'archivio per la grafica di Pino Pascali. E qui nasce la vera rivelazione, perché loro non solo lo riconoscono, ma si emozionano e mi accolgono, devo dire, con grande gioia e fin dall'inizio lo giudicano il più importante ritrovamento, di tutta la parte grafica, cioè l'attività di animazione di Pino Pascali, che in fondo era andata perduta. We hold only the tools through which to express time through music. Ma per meglio comprendere il valore di questo inatteso ritrovamento, occorre fare un passo indietro e raccontare chi era Pino Pascali e che rilievo abbia avuto per la scena artistica italiana degli anni 60. Pino Pascali diceva sempre: io sono come un serpente, lo diceva Carla Lonzi nei suoi celebri dialoghi, e la mia pelle cambia di colore, ma io non butto via nulla della mia pelle, anzi la riutilizzo. Nessun artista, nessun grande artista fa mai nulla per caso. Non esiste la divisione fra il Pascali scultore e il Pascali animatore. È una vecchia diatriba dell'arte. Perché lo dico? Perché Pascali è stato forse l'unico artista della storia dell'arte italiana che è stato inventato dai critici e dai galleristi, che dopo la sua morte lo hanno reso un mito. Lui manipolava acqua, terra, elementi naturali. Era proprio una ricostruzione di un mondo, una genesi di un mondo. Pino Pascali è anche un attore,
è anche un fotografo, è un attore perché prende la lezione del Living Theater e lo mette in scena, diventa lui stesso attore delle sue performance. Le sculture abitate cui lui passa attraverso, taglia il mare. Basta vedere il famosissimo filmato di Luca Maria Patella che io ho incontrato in questo libro e che ho voluto intervistare. Ci dobbiamo immaginare in qualche modo questo artista di confine che attraversa i generi e che nello stesso momento non è soltanto dominato da una furia creativa, tanto da distruggere delle opere di scultura. Pino è l'artista che distrugge le proprie opere, che disegna in maniera forsennata. Sandro Lodro lo racconta, disegna in macchina, disegna per strada, ama anche che gli altri lo guardano disegnare e diventa vittima dei galleristi, diventa vittima di coloro che, come dire, lo ricostruiscono, lo fanno rinascere, anche merito dei galleristi. La storia dell'arte è disseminata da questo. Quindi è un artista assolutamente di confine, è un buon selvaggio, quasi si potrebbe dire. Incarna sicuramente tutte le facce, tutte le contraddizioni, diciamo, dei nostri anni 60. E io mi sono sempre chiesto cosa sarebbe diventato Pino Pascali se non fosse morto nel 1968. Nei primi anni 60, complice lo sviluppo di un mercato che prima non esisteva e le ricerche provenienti dagli Stati Uniti, la pubblicità sembrava rappresentare la punta più avanzata del linguaggio della modernità. La nostra televisione, ancora giovane, cercava una mediazione tra i modelli di consumo accettabili per la società italiana del tempo e le disinibite tecniche parascientifiche dei nuovi persuasori. Questo terreno, grazie agli importanti investimenti, consentiva di sperimentare e allo stesso tempo di sbarcare il lunario. Pino Pascali incontra Lodolo per caso. In fondo è sempre alla ricerca di padri, come fu per lui un padre Fabio Sargentini, come lo è stato Sperone, come lo sono stati, come dire, i galleristi che lo hanno preso sotto l'ala protettiva. Così diventa in fondo un padre Lodolo, perché non è soltanto l'uomo con cui lavorare, ma è l'uomo con cui inventare, con cui creare. I Posteros nascono insieme da un'idea di Lodolo, poi sviluppata da Pino Pascali. Questi primitivi del futuro che si trovano a dover interpretare il significato di oggetti di cui non conoscono bene la provenienza e allora li utilizzano in un altro modo. Ecco perché nasce la dimensione quasi concettuale. Questo ritrovamento consente di ricostruire integralmente un'animazione di Pino Pascali, in questo caso un'animazione del 1966, dei suoi celebri personaggi che appunto erano i Posteros. È vero che queste animazioni le realizzava per fini alimentari, ma come dargli torto? D'altro canto era giovanissimo, veniva da Bari, si doveva mantenere, era allievo di Totò Scialoia, grande artista, grande pittore, forse misconosciuto rispetto al suo reale valore, e apprendere da Totò Scialoia tutta una serie di informazioni fondamentali sul disegno, sulla scenografia, le influenze di Saul Bass, le influenze di Steinberg, ma anche tutte le influenze, diciamo, degli altri animatori paralleli, e anticipa con questo suo lavoro grafico tante tendenze, diciamo, della pop art. Per conoscere meglio la rubrica pubblicitaria del secondo canale Rai, il contenitore per il quale l'animazione di Pascali era stata concepita, abbiamo chiesto a Marco Giusti, che ha contribuito al libro con un saggio, di narrare la storia di Intermezzo, genesi, sviluppo e tramonto. Entrata ed uscita. Alla fine del 61 inizia la programmazione di Rai 2. O del secondo canale, che dir si voglia. Contemporaneamente alla nascita del secondo canale della RAI nasce il primo contenitore di pubblicità di RAI 2, cioè
Intermezzo, che prende vita pochissimo dopo, mi sembra a febbraio del 1962. E quindi non si fanno trovare impreparati, come era accaduto con il povero Carosello a Rai 1. Noi bambini vedevamo subito alle 9:05 Carosello ed aspettavamo Intermezzo. Il dramma però era che, siccome Intermezzo, come spiega bene il nome, sta in mezzo ai programmi, era cioè un vero fine primo tempo, no? Di uno sceneggiato o di un'altra cosa, non sapevamo mai esattamente a che ora partisse. Perché era mitico Intermezzo? Perché aveva il meglio dei nostri cartoni animati, non come pubblicità, ma come cornice. Erano una cosa tipo 5 minuti, a me sembravano molto più lunghi, no? Ecco, partivano con una sigletta che faceva: domani chissà, pa 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 pa, che cosa accadrà, para para pa 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 pa. Però ecco, affidate ogni settimana ad uno studio diverso. Tutti i grandi studi di animazione, la Paul Film a Modena, la Gamma Film a Milano, la Pago, addirittura lo studio Lodolo a Roma, avevano ideato scenette e contenitori per questo Intermezzo. Però erano estremamente cari da fare, cioè ogni sera 5 minuti diversi, era una cosa abbastanza impressionante per l'epoca. In realtà Intermezzo muore abbastanza presto, non è popolare come Carosello. In mezzo a questa storia abbastanza folle di Intermezzo si viene a trovare lo strano caso dell'Intermezzo numero 23 di Pino Pascali e di Sandro Lodolo. Ci accorgiamo che Intermezzo 23 non è mai stato trasmesso, non è mai stato trasmesso perché il secondo programma all'epoca era già entrato in una dimensione troppo commerciale, non c'era più spazio per questi intermezzi, non c'era più spazio per queste animazioni. Quindi gli manca la voce di Elio Pandolfi, gli mancano le scenografie che avrebbe dovuto fare comunque anche Pino Pascali, perché Pino Pascali si occupava anche delle scenografie. Quindi l'opera è integrale da un punto di vista, diciamo, della sua ideazione animata, ed è stata integralmente ricostruita, animata, con un lavoro straordinario da parte di Marco Schiavoni nel suo laboratorio di Spoleto. Commentata dalla voce di Jonathan Giustini, ecco finalmente la ricostruzione integrale dell'Intermezzo 23. In questo Intermezzo 23 noi ritroviamo un segno profondamente concettuale, l'utilizzo della macchina fotografica, una macchina fotografica che non riesce a scattare una fotografia. Sembrerebbe quasi di trovarsi di fronte ai tentativi di volo di Gino De Dominici, c'è la stessa temperie intellettuale. Loro si trovano di fronte a una macchina fotografica, non ne sanno il significato, però gli piace, ne sono affascinati, e quando la macchina fotografica gli restituisce un'immagine che non è quella che loro, come dire, comprendono, allora la distruggono. Quindi c'è comunque sempre questo gioco tra il vero e il falso, dal mi piace, non mi piace, che, come dire, ci attraversa e ci affascina. Ecco Pino Pascali. La morte di Pino Pascali, da un certo punto di vista, forse assomiglia anche alla morte di Rino Gaetano, una morte per incidente automobilistico da una parte, in motocicletta dall'altra. Pino era un grande amante della moto. Il giorno del suo funerale arrivano tutta una serie di personaggi che il mondo dell'arte non riconosce, non conosce, sono i suoi amici motociclisti, questi biker, questi personaggi che sembrano usciti un po' dalla Route 66, no? da quel mito. Dopo i bachi da setola fatti con le spazzole di nylon, attualmente lavora con la lana di ferro. Questa coperta si chiama Penelope.
Pino muore per uno stupido incidente di motocicletta, in versione ad Udi, un automobilista, e Luca Maria Patella mi racconta che viene scambiato per uno zingaro e i soccorsi non arrivano subito. Questo racconto di Luca mette i brividi. Ecco, tutto questo mondo fatto di motociclisti, fatto di storici dell'arte, fatto di artisti, fatto di poeti, fatto di fotografi, è fatto anche di perdigiorno, perché questi sono gli anni della scuola di Piazza del Popolo. È inutile, come dire, deificare le cose, bisogna dire le cose come stanno. Era un altro mondo, era un'altra Italia, e c'era anche il gusto del perdere in fondo il proprio tempo, pur essendo un grande artista. Ecco, allora la morte di Pino somiglia proprio quasi ad una scena di un film in cui si ride, in cui si piange, e non sai più bene dove sia il vero e dove sia il falso.